come tante famiglie abbiamo fatto l'immigrazione dall'Albania in Italia, ovviamente con l'idea di avere un futuro più... un futuro più meglio, diciamo, per la bambina, per i figli ovviamente, perché una volta che diventi genitore poi l'obiettivo è sempre di avere un futuro più vantaggioso per i bimbi. Comincia così la storia di Ardit e Clea, una giovane coppia albanese che a dicembre 2020 sceglie Matera per offrire un futuro migliore ai propri figli. Una scelta coraggiosa, sofferta, ma che mira a trovare serenità e nuove opportunità di vita. La cosa più importante è che quando ti sposti è che di avere quella fortuna, ma non la fortuna materializzata in modo materiale oppure economico, ma di avere la fortuna di trovare amici giusti. Io quando stavo in Albania lavoravo sul call center, quindi con l'italiano me la cavavo già benissimo. Quindi invece mia moglie no, lei mi ha ripreso per strada, diciamo. Nonostante le buone intenzioni, lasciare la propria casa, spostandosi in un paese lontano, diventa spesso un'impresa ardua che presenta immediatamente molteplici difficoltà. Io ho pensato che ho fatto un errore, che sono venuta all'inizio, perché non abbiamo trovato un lavoro. Non eravamo in una casa che era difficile perché era anche fredda, non avevamo anche le cose... Perché era inverno e non avevamo anche le cose più essenziali. Sì, che hai bisogno, anche un giubbotto non avevamo. Era un partire da zero, perché teoricamente quando ci siamo trasferiti qua avevamo solo due zaini di vestiti e basta. Poi all'improvviso appare la luce. L'accoglienza e il calore della comunità parrocchiale di San Rocco trasmettono la forza necessaria ad Ardit e Clea per riprendere in mano i propri sogni. Mi ricordo il primo giorno, perché lei, come adesso, primo di Natale, lei era con un sorriso anche se era stanca da lavoro, e io ho visto e mi ha dato un affetto, perché era con sorriso. Ho salutato, ma... ha parlato Ardit, che io non era brava. Ma dopo Brunilde abbiamo conosciuto tanta altra gente, abbiamo conosciuto Don Angelo, che diciamo che è il capitano della squadra, e poi ci sta tanta altra gente che noi abbiamo conosciuto qua, che sono, diciamo, la società. Nicoletta, Giuseppe, possiamo dire, sì. Poi ci sono anche tanti altri nomi che per il momento non è che ci vengono, a dire il vero. Un aiuto sincero, quello della comunità materana, che arriva dritto al cuore. Siamo arrivati e abbiamo detto: ma conosce qualcuno per un lavoro, che siamo venuti qua e non conosciamo nessuno e non abbiamo niente. Però loro hanno detto: ah, va bene, come siete con i documenti? Abbiamo parlato e dopo hanno detto: noi ti diamo subito, che ti dico la verità, a casa non avevamo niente, e loro hanno dato tutto per mangiare. Era la vigilia di Natale, sì, le vigilie delle feste. La nostra casa era vuota con i regali per Marissa, per mia bambina, con il cibo, con tutto. Io sono rimasta e ho detto: no, non ci credo, che un giorno prima non era vuota, il giorno dopo era... Ci servivano tante cose, però era un po' più importante, diciamo, essenziale, che trovavi un amico, trovavi qualcuno da parlare, da chiacchierare, da parlare, di fare quelle cose, di farsi anche il caffè del mattino, all'idea. Perché in fin dei conti la gente ha bisogno di gente, nessuno può vivere da solo. Nella città dei Sassi, Ardit e Clea pongono le basi per una nuova vita. Insieme crescono, legati dal profondo amore e da quella speranza di rinascita. Matera è una tappa fondamentale che rappresenterà un posto speciale ed indelebile. Noi viviamo a Bergamo, in un paese piccolo, però abbiamo una casa nostra, lui ha un buon lavoro e io sto a casa perché ho la piccolina, però... Spero che tra poco troverà anche un bel lavoro anche io, però non ci credo, che sono passati solo 3 anni e noi abbiamo fatto un bel passo grande. Un
una storia bellissima che offre un altro meraviglioso regalo. Ad oggi... Siamo quattro adesso, che eravamo tre quando siamo venuti. Sì, siamo venuti in tre, eravamo un po' più magri. Adesso siamo un po' ingrassati un po' di più. Però ovviamente che la fase di startup, che è sempre difficile su ogni cosa, è passata. Possiamo dire che tra le virgolette l'abbiamo scordata un pochino, l'abbiamo dimenticata. Ma non abbiamo dimenticato i giorni freddi, i giorni difficili, ma non diciamo non il gusto, non la cosa che ci rimane sempre dietro. Ardit e Clea rappresentano dunque un esempio speciale per tutti. Direi che siamo l'esempio per noi stessi. Perché in primo ci siamo integrati bene, diciamo ci siamo trovati molto bene, perché quando vai da una parte, se rispetti, ti rispettano, se li vuoi bene, ti vogliono bene. Cioè nel senso, raccogli quel che semini. E così, dopo tre anni, l'emozione di tornare nella chiesa di San Rocco, dove tutto è ricominciato. Quando sono tornata oggi, io non ho dormito, che noi siamo partiti ieri sera alle 10, abbiamo viaggiato e io tutta non la ho notte. Dormito, abbiamo fatto 10 ore in macchina perché era emozionata. Quando sono venuta oggi mattina era 7, verso le 7, non abbiamo visto nessuno qua, ma era un grande emozione. A me mi sembrava come sono andata da ieri, da Matera. Io non sono mai stata in parrocchia. Anche qua in Italia, ma questa è l'unica che io conosco. E quando sono entrata ho trovato una tranquillità, serenità. E quando tu fai i passi da qua e poi... Senti un po' più sicura a fare i passi. Ardit e Clea sono felici di aver raggiunto l'obiettivo. Sono riusciti a farcela. A loro il merito di averci sempre creduto e di non essersi mai arresi. Oggi Ardit e Clea si godono la loro vita, che profuma di coraggio e di possibilità.